che certo è secondo in Bundesliga, però con distacco amplissimo dal Bayern Monaco, quindi in una situazione decisamente diversa in termini competitivi rispetto a quella italiana, e che quindi, voglio dire, in Europa potrebbe avere maggiori motivazioni. Titti, io ti chiederei un altro minuto, così magari coinvolgiamo al volo Celeste Maione, un attimo per Canale 21, un volto storico di Canale 21, così poi vi restituiamo la linea e ci prepariamo poi per settare al meglio la conferenza stampa. Celeste, volto storico di Canale 21, mi permetti di... senti, i social, cioè, vorrebbero cancellarla questa Europa League, no? Viene percepita come fa, sì, sente gente che tifa per il Lipsia, con grande simpatia per questa meravigliosa città, però mi pare esagerato. Tu che ne dici? Eccessivo. Io dico che, siccome so che Sarri anche negli allenamenti, anche nella partitella, tiene comunque ad essere particolarmente, insomma, a tenere la squadra forte, no? Come se dovessero vincere anche nella partitella. Io penso che lui ci tenga anche all'Europa League. Certamente c'è una priorità che il campionato, perché lì stiamo viaggiando insomma, a ritmi impressionanti, quindi sappiamo la Juve quanto è forte, ma sappiamo che la Juve, nonostante l'arsenale che ha anche in panchina, sta cominciando ad aver paura di noi, e quindi questo ci piace tanto. Un San Paolo praticamente deserto domani sera potrebbe scoraggiare gli azzurri? No, io credo di no, non credo, anche se comunque la forza del San Paolo è, lo sappiamo bene, il dodicesimo uomo, però se la mentalità è quella di voler fare risultato, penso che insomma si riesca anche indipendentemente dall'apporto dei tifosi. Anzi, io chiederei ai tifosi a questo punto: venite e sostenete la squadra, perché visto che Sabellino, chi viene e si presenta a Botteghino riceverà un bacio di Celeste. Vabbè, sì, vale la pena, insomma, sì, venite, dai, anche il bacio e anche il bacio mio, perché c'è anche chi apprezza quel tipo di cose, il mondo è strano. Grazie ai colleghi, vi restituisco la linea, perché qui a qualche minuto comincerà la conferenza stampa e ve la proporremo integralmente.